Bentrovati all'appuntamento con Dentro il Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. Anche in questo nostro appuntamento sono tre i temi che affronteremo. Il primo, si parla di ludopatia e c'è una grande novità che scopriamo insieme. Sarà vietato ai minori l'uso delle macchine da gioco che a fine partita danno al giocatore dei punti da utilizzare per l'acquisto di premi presenti all'interno delle sale giochi. Parleremo anche dell'Agenzia regionale per l'impiego e soprattutto il bilancio che è stato approvato a maggioranza, bilancio preventivo 2023. Poi festeggiamo il campione di scherma Filippo Macchi con il premio Ali del Pegaso. E quindi il primo tema che affrontiamo, come avete sentito, tratta di minori e di ludopatia. Quindi sarà di fatto vietato ai minori l'uso di quello che viene chiamato ticket redemption, ovvero le macchine da gioco che all'esito della partita restituiscono al giocatore dei punti sotto forma di ticket, quindi una specie di gettone in poche parole. Questi possono essere accumulati e utilizzati per l'acquisto di premi presenti all'interno delle sale giochi oppure dei centri commerciali. Il Consiglio regionale ha approvato la nuova legge con voto unanime. L'obiettivo quindi è quello di combattere la ludopatia e lo sviluppo di questa patologia, soprattutto tra i giovani. E queste macchinette possono favorire, primo firmatario è il consigliere Anna Paris. È un divieto dall'utilizzo di questi dispositivi che rendono questi giochi ticket, tagliandi, che troviamo nelle sale giochi per i minori. Per i minori perché ci troviamo di fronte a ragazzi deboli e che più giocano si crea un meccanismo gioco-gratificazione, un meccanismo subdolo perché il ragazzo non ha le capacità per individuare questo rischio, gioca, spende ticket per poi ottenere dei gadget di un rilievo minimo, mentre si crea un sistema che poi il ragazzo cresce e diventa un elemento strutturale nell'adulto e quindi è una forma di prevenzione primaria per evitare questi grossi problemi che abbiamo nella società contemporanea. Permettetemi di dire due parole sulla mia grande soddisfazione perché mi sono avvicinata a questo testo con grandi dubbi, non sapevo come sarebbe stato recepito, è stato invece recepito all'unanimità. Sono pochi articoli, se voi leggerete la legge sono pochi articoli, ma non vi nascondo che il processo è stato molto lungo perché è passato in commissione sanità, prima nella Commissione Sviluppo Economico, però ha trovato il consenso di tutto il Consiglio regionale. Riteniamo di, con questa normativa, di fare un regalo a tante mamme e soprattutto ai nostri figlioli, che sono questi ragazzi tanto deboli, che purtroppo non abbiamo il tempo di controllare durante le 24 ore i loro pomeriggi, possono raggiungere queste sale giochi e purtroppo non essere controllati. Speriamo poi che ci siano i controlli. Noi proponiamo questa legge, a questo punto ci sarà un regolamento che definirà più nello specifico gli aspetti più tecnici, c'è anche ovviamente la sanzione e poi ci dovranno essere ovviamente i controlli. Noi più di così non possiamo fare. Una legge importante, inizia il proprio percorso legislativo quando io ero presidente della Commissione Sanità, quindi un testo al quale sono particolarmente affezionato, ha fatto un percorso, si è strutturata, periodicamente viene aggiornata, vengono reinseriti altri elementi di massima attenzione soprattutto rispetto ai minori e credo che queste siano delle attenzioni doverose che il Consiglio regionale fa in una logica di prevenzione. Questo è lo spirito della legge, una legge che è datata della scorsa legislatura ma che ha dimostrato di produrre degli effetti importanti rispetto alla logica della prevenzione. Serve molta informazione, comunicazione, ovviamente servono delle sanzioni, quindi una legge che si struttura con il passare del tempo alla quale sono e rimango particolarmente legato. È una legge che mette un altro tassello in quella che è la lotta alle ludopatie. Cioè i ticket redemption, che sono una forma particolare con cui le vincite vengono trasformate in oggetti di piccolo valore, ma che danno la gratificazione soprattutto ai giovani, ai ragazzi, è diventata una legge e questo è un altro passaggio importante appunto. Quello che dobbiamo fare, ci abbiamo molto lavorato anche nella scorsa legislatura con Andrea Quartini, nostro esponente regionale, oggi deputato ed esperto in tutto quello che sono le dipendenze, è cercare di combattere tutte le fonti di questo che è una vera e propria piaga sociale.
Un'altra cosa su cui dovrà essere fatto un grande lavoro e si sta facendo, ad esempio, sono i giochi online, quelli che invece danno semplicemente degli omaggi, dei regali, che sono delle gratificazioni che possono essere trasformate in qualcosa di economico. Insomma, la lotta alla ludopatia è qualcosa che deve essere fatta ogni giorno e soprattutto ha bisogno di controlli e sanzioni esemplari per chi mette a repentaglio il sistema sociale e anche i nostri giovani con questi che sono né più né meno che non innocui giochi, ma veri e propri induzioni alla dipendenza. Siamo stati tutti favorevoli, quindi all'unanimità, siamo contenti che prenda corpo questa proposta di legge perché oggettivamente i giovani vanno tutelati e, come ho detto in aula, potrebbe essere una proposta di legge, quindi una legge di portata rivoluzionaria, perché se si fa un buon uso di questa legge, si fa capire ai giovani l'importanza di non giocare e di non diventarne schiavi, perché gli schemi psicologici sono estremamente labili e fini da parte di chi inventa questi giochi, di modo che i ragazzi restano in qualche modo invischiati e questi ragazzi poi crescono, quindi potrebbero essere i futuri uomini che in qualche modo evitano di rimanere lo stipendio lasciato nei vari giochetti, perché che anche il gratta e vinci che il nostro Stato propone, quando ti fa uscire un numeretto che è vicino a quello che te hai, pensi di essere stato solo sfortunato, in realtà sei rimasto invischiato nelle loro trappole. Parliamo di arti, l'Agenzia Toscana per l'Impiego, e quando parliamo del bilancio di previsione 2023 possiamo già dedurre che dai dati che sono stati forniti si chiude in pareggio con un valore della produzione pari a 84 milioni e 201 mila euro, con un aumento del 19% rispetto all'anno precedente, e costi di produzione di 82 milioni e 81 mila euro con un aumento del 19,79%, quindi è per quello che appunto si parla di pareggio. Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato a maggioranza la proposta di deliberazione con la quale esprime il parere favorevole al bilancio. Sono 19 i voti favorevoli, quelli del Partito Democratico Italia Viva, 7 i voti contrari, quelli di Lega, Fratelli d'Italia, Gruppo Misto Toscana Domani. È stata la Presidente della Commissione Sviluppo Economico, Ilaria Bugetti, a illustrare in aula le caratteristiche di questo bilancio. Arti, e partiamo proprio dal commento della consigliera. Evidenzia innanzitutto che c'è un bilancio che cresce di circa il 19% e una grande attività, quindi al di là dei numeri di un bilancio in pareggio, abbiamo segnalato, la stessa dottoressa Cannoni ci ha raccontato quello che è il lavoro che stiamo facendo, che la Regione Toscana sta facendo e Arti in particolare in questi primi mesi. Inizia una fase nuova, una fase importante per il lavoro e per la formazione lavoro, perché grazie alla collaborazione con il Ministero del Lavoro e con ANPAL, ma anche alle risorse che arriveranno del Fondo Sociale Europeo, noi dovremmo avere attenzione e cura sui territori per incrociare la domanda e l'offerta. Il mercato del lavoro sta cambiando e bisogna essere capaci di incrociare le esigenze delle imprese e delle aziende con le esigenze dei lavoratori. Quindi una grande attenzione anche alla concertazione con le amministrazioni comunali, con le associazioni di categoria, con le associazioni sindacali. È un momento importante, quindi anche sui vari territori sono stati realizzati dei protocolli nelle varie province che mettano insieme tutti questi soggetti affinché si possa davvero calibrare sulle esigenze di ciascun territorio, che è sicuramente diverso rispetto alle varie province della Toscana, e quindi poter dare una risposta alle esigenze del lavoro, ma soprattutto creare corsi di formazione che siano aderenti il più possibile a quelle che sono le necessità dei lavoratori, ma anche delle imprese artigiane e imprenditoriali. Arti è oggi un'agenzia regionale chiave, se non altro perché sono state investite sulle politiche sociali del lavoro tantissime risorse, si parla di 200 milioni da ripartire a livello regionale a partire dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Naturalmente tutto questo impone un monitoraggio attento rispetto a quello che è un costo, soprattutto che è legato all'aumento del personale. Si parla in Toscana di circa 1058 unità che verranno assunte nell'ambito del 2023. Ora, noi non possiamo pensare che il lavoro
lavoro lo trova chi viene assunto in arti, perché poi questo diventa il paradosso. E questo ulteriore paradosso può essere anche quello per cui oggi, di fronte a una necessità di snellire soprattutto il rapporto tra domande e offerte, di trovare una, diciamo, un raccordo molto spesso tra ciò che chiedono le imprese e anche un lavoro qualificato, perché non dimentichiamoci che in Toscana c'è anche l'emergenza del cosiddetto lavoro povero, ecco, tutti questi dati messi insieme ci impongono un monitoraggio costante e attento su come vengono spese le risorse, a partire dalla formazione e dalle politiche attive. E soprattutto, diciamo, oggi, anche alla luce della riforma sacrosanta del reddito cittadinanza, si porrà davvero il tema di formare ancora meglio quei profili professionali che appunto oggi vengono richiesti dalle imprese, per non parlare poi di tutto quello che è l'ambito dell'occupazione giovanile, del quale poco si accenna. Molto generica anche la parte sui programmi, vengono rifinanziati alcuni programmi, ad esempio, che riguardano lavoratori che sono stati colpiti da crisi aziendali, però è un settore che naturalmente meriterebbe una maggiore attenzione e, ripeto, anche un maggior monitoraggio da parte del Consiglio regionale. Quindi il nostro giudizio è un giudizio ad oggi negativo, soprattutto perché dovremo vedere da qui al prossimo futuro come le risorse verranno effettivamente spese attraverso un'attività intensa di monitoraggio. Voto positivo da parte di Italia Viva, un'agenzia che cerca ovviamente di lavorare rispetto all'impiego ovviamente del personale, cerca la ricerca dell'occupazione, della prima occupazione, il ricollocamento delle persone, il tentativo di ovviamente di migliorare la qualità della vita della persona, e trova da parte nostra massimo sostegno. È la logica del lavoro che deve ovviamente nobilitare l'uomo e non quella dei sussidi, è il motivo per il quale noi abbiamo sempre e convintamente investito sulle politiche di arti, che sono delle politiche di carattere regionale che però tengono conto anche delle impostazioni di carattere nazionale. L'agenzia fa sicuramente un grande lavoro per tutto quello che riguarda le pratiche amministrative che spesso i disoccupati o coloro che hanno lavori stagionali devono fare. Si pensi al grande lavoro che sostengono ogni settembre, quando tutti i lavoratori stagionali vanno a farne la richiesta e spesso si trovano appunto tutti questi dipendenti a trovarsi ad affrontare una grande quantità di persone con difficoltà anche logistiche per riuscire a soddisfare tutti i bisogni che ci sono. Da un certo punto di vista l'esigenza maggiore è quello di colmare il mismatch, cioè l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. E ancora su questo si fa fatica, perché il problema è strutturale, non attribuibile ad arti. Se si pensa che in altri stati come l'Olanda, la Germania, si hanno 4 volte tanto i dipendenti per le agenzie dell'impiego, si capisce anche il valore che viene dato a questo tentativo di incontrare la domanda e l'offerta. E in questo la regione, a parte appunto mettere a disposizione del personale, altro non fa, perché c'è necessità di un dialogo costante con le imprese, cercare di rifare più formazione che venga ben individuata su quelle che sono le esigenze, e la regione toscana da questo punto di vista non è tra le più virtuose. Premiare i giovani talenti toscani, le eccellenze della nostra regione, questo è l'obiettivo del premio ALI del Pegaso, consegnato per la prima volta, e questa è l'eccezionalità e la vediamo insieme, il 12 di luglio nella sala Gonfalone del Palazzo del Pegaso al campione europeo di scherma nel fioretto Filippo Macchi, un premio proposto dall'ufficio di presidenza e votato dall'aula, che nasce come riconoscimento per le giovani e i giovani under 35 che si distinguono in tutti i campi e che questa volta è andato a un protagonista del mondo dello sport. Noi abbiamo voluto premiare le eccellenze, i ragazzi che ce la fanno toscani, e lo facciamo con questo nuovo riconoscimento, le ali del Pegaso. È un modo per dirgli di volare in alto, di continuare a inseguire i propri sogni, le proprie ambizioni. È un modo per dirgli che le istituzioni gli sono vicino. Questo premio nasce in collaborazione con Polimoda, che lo ha realizzato, e oggi per la prima volta lo mettiamo a disposizione di cittadini, di ragazze e ragazzi toscani che possono farcela e possono farcela ancora di più. E vogliamo premiare Filippo Macchi, appena diventato qualche settimana fa campione europeo di fioretto. Conosco Filippo personalmente da bambino, so quanto impegno, quanta passione, quanta dedizione, la tenacia, e ai ragazzi più giovani un messaggio: Filippo è caduto tante volte, ma poi ce l'ha fatta. E questo è il senso del motivo di questo riconoscimento: ci si può cadere, ci si può rialzare e ce la possiamo fare. Lo sport della Toscana sta primeggiando ormai alla grande in tutte le categorie, e questa è una storia che si rinnova nella scherma, ovviamente un riconoscimento di una tradizione che ormai è evidente, che è nel DNA, nel sangue dei toscani, e quindi un riconoscimento che il Consiglio regionale
vuole dare nel proprio Palazzo del Pegaso per dimostrare la vicinanza allo sport, ai valori e soprattutto premiare le espressioni dei giovani atleti toscani che si affermano a livello internazionale. Questo premio, le ali del Pegaso, è sicuramente un premio molto significativo perché si rivolge appunto agli under 35 della nostra regione ed è giusto che le istituzioni diano attenzione, diano particolare attenzione a quelle ragazze e a quei ragazzi che sanno ottenere successi anche nello sport, non soltanto nello sport, sicuramente nello sport in una tradizione, quella del fioretto, della scherma, della sciabola, insomma, che vede la Toscana, vede Pisa in particolare comunque ai vertici del mondo da sempre. Quindi siamo particolarmente contenti, particolarmente soddisfatti e ci auguriamo, insomma, di continuare a rimanere sul tetto del mondo e d'Europa per ancora tanti anni. È un percorso che inizia appunto tanti anni fa, fin da quando sono piccolo ho sempre praticato questa disciplina, sono sempre stato appassionato di scherma e è una tradizione di famiglia per quanto mi riguarda e ho sempre avuto persone che mi circondavano che hanno sempre saputo tirare fuori il meglio di me. E negli ultimi due anni, nell'ultimo anno e mezzo, in realtà il nostro CT, Stefano Cerioni, che è un grandissimo CT, è riuscito, ha puntato tanto su di me, ho sentito tanto la sua fiducia e penso di averlo ripagato con la stessa moneta. All'ultima edizione abbiamo portato due medaglie d'oro, fioretto maschile individuale e fioretto femminile, e a squadre il colore della medaglia non è cambiato. Per quanto riguarda il fioretto, per non dimenticare comunque Gabriele Cimini nella spada, un grandissimo campione, ma tantissimi atleti della Toscana in questo sport qui rendono il massimo. E con Filippo Macchi e soprattutto il premio Le Ali del Pegaso si conclude anche il nostro appuntamento. Vi ricordo, per tutte le informazioni e le lucidazioni, c'è il sito internet www.inconsiglio.it. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi aspetto la prossima settimana sempre qua, dentro il Consiglio.